50 e più di 50 col nostro ordinario di amicizia, col privilegio di conoscere un artista che inventa cose nuove e grandi. Che cosa ricordare? Beh, diciamo qualcosa delle prime, quando eravamo in pochi, di quelli che ci sono ancora adesso. 1970. Sono ancora a letto una mattina d'autunno. Sono al telefono. Sono Gianluigi. Stava preparando scene e costumi dei vecchi siciliani che inaugurava la stagione a Scala. Non mi trovo come il Medioevo. Non vedo lance, non vedo sale, non vedo il modo di appostarsi. Continuo a vedere le immagini che stavano attorno a Verdi. E sento anche la musica che spinge verso quelle idee, quei temi. L'eroismo che porta anche alla strage, la paternità contrastata, delusa, combattuta. Senti, se lo spostassimo dell'Ottocento, che ne pensi? A quel punto mi sono svegliato del tutto. Non si faceva mai nel mondo dell'opera, figurarsi alla Scala. Telefonò Gavazzeni, che dirigeva, telefonò Dell'Ullo, regista, Gavazzeni era un genio, Dell'Ullo, uno dei nuovi più sensibili del teatro italiano, accettarono. Accettò anche la Scala. Andai alle prove, discussi con Bizzi, fino a ancora alle prove da Silvio, per il piacere di capire. E vidi che la fedeltà, nuova fedeltà, era totale, non c'era da cambiare niente. Verdi parlava. Adesso, quando la Scala mi incaricò di fare le note sui programmi di sala, mi rendo conto che erano le prime in assoluto che la Scala permetteva la presentazione dello spettacolo in un programma di sala. E guardo quelle immagini così primitive della stampa d'allora, però penso alla realizzazione, alla memoria, come erano. E mi rendo conto che piace molto anche, c'è una cosa importante, la bellezza. La bellezza figurativa, pur nella sobrietà della scenografia e dei costumi, quel mondo. Una cifra che rimase in fissi, anche quando ormai si sbloccò il discorso della mescolanza dei tempi e poté giocare a tutto campo sul suo allestimento e la sua regia dei versi siciliani. Evviva! Pizzi era famoso negli anni 70 come artista figurativo dal mano felicissimo. Si è rivelata già da Giulio Bozzetto quando a Genova fece le scene di costumi per una regia di Franco Riquet di Madame Butterfly. Temo che la regia fosse fatta soprattutto per telefono, lavorò molto. Però non voleva star fermo di un artista che si metteva nell'agio degli altri, imitava un po' gli altri, diceva il suo rischio e l'amnesia. Pizzi voleva rischiare, rischiò moralmente, culturalmente,
attraverso un incontro favoloso con Luca Ronconi. 1974, Scala, La Valchiria. Immaginate questa scena, che la cavalcata delle Valchirie. Stava raggrumata la storia. Ma cosa dovevamo fare noi? Pensare con loro. Grande compito per il pubblico. Ed ecco allora che la Scala, addirittura questa volta, non solo mi chiesero di spiegare in anteprima sul programma di sala lo spettacolo, ma mi chiesero di riflettere a ricordare il linguaggio di Valchiria. E vedi, tutta la tradizione dagli inizi ad oro riportata dalle immagini bellissime, e capì che la cena, gli interni, diciamo, erano questa storia che da allora va a noi, e gli esterni invece era il mondo fuori, l'universo, i cieli riflessi da un lembo di sipario o dalle quinte rovesciate verso fuori. E non so dirvi la fatica per ricordare i macchinisti che dovevano essere disposte al contrario. E dentro una recitazione non pomposa, ma umana, non con elmo e grandi abiti antichi, ma con la semplicità tipica delle sintesi di Fizzi. La Valchiria. Ritroviamo la mano poi sua, che ci sarà nel Giulio Cesare dei soldati di Bruno e Cassio, o della scenografia di Prima del Silenzio, l'ultimo lavoro in cui recita Romolo Valli. Quella catasta di libri, una morte e una vita. I personaggi che prendevano un punto del tempo vicino a noi, o addirittura fuori del tempo. In questo contesto tornavano i grandi temi. Brunilde, punita dal padre per stare in un cerchio di fuoco finché arriverà l'uomo del suo destino, l'eroe, era semplicemente vicino al padre e appoggiava la testa sul tavolo. Una cosa che nessuna immagine può ridare. Fuori, come da uno steccato che chiudeva le fiamme del cerchio di fuoco. Viene da dire, che emozione! Come andò la prima? Ah, andò con grandi applausi, ma anche con parecchi blu. Fizzi e Ronconi si presentarono onestamente per distinguere le responsabilità da soli, nella fila dei ringraziamenti, sul palcoscenico. Mia moglie, Francacella, complice delle cose buone che ha fatto, disse in quella circostanza: guarda, sorridono con i dentini gelidi. Ma intanto il discorso su Wagner si era riaperto. Chi voleva affrontarlo doveva mostrare questo suo continente sconfinato. E il suo anelito
a farci sconfinare. Prodit! Il bello di noi che lavoriamo a fianco degli artisti e che ne vediamo coinvolti, forse per destino. Claudio Simone mi dice una volta che ha una gran voglia di far l'opera, proprio quella del 700 di Vivaldi, che ha bisogno di un grande spettacolo, ma non pacchiano, raffinato. E chi l'ha fatto? Ma benissimo, l'hanno fatto quello dell'Ariosto, con gli Uffizi. Chiediamo con gli Uffizi e vediamo se potrei farlo. Pitti risponde che ancora non può e senza neanche mostrare troppo dispiacere, propone, potrei mettermi in scena io. È il suo esordio, in fondo, da regista. Pitti non è ancora regista, ma è Pitti. Capite la differenza? E chi canta? Simone si mette a telefonare. Cattura sull'entusiasmo i grandi del canto. A cominciare dall'imprendibile star barocca in America, Marilyn Hall, che dice subito sì. Ma insomma, pochi giorni dopo questo primo colloquio, siamo qui. Attorno a questo pianoforte, qui c'è Simone, davanti c'è lo spartito, Simone detta i tempi. E con tanta gioia, qui c'è Clementina. Pezzi di agilità che sono infilati spesso nella partitura. Lì c'è Pitti, seduto, che ascolta. Ogni tanto muove il labbro, ma sta zitto. Guarda diritto, lontano. E noi che pure stiamo godendo la musica, lo invidiamo. Chissà cosa sta pensando. E non possiamo immaginarlo, ma lo sapremo presto quando sul palcoscenico del Teatro Filarmonico di Verona, siamo nel 1978, per la prima volta lì a fare, Orlando Furioso. E allora il palcoscenico su vari piani, lucido, che ti costringe a sostarci, come nel barocco deve avvenire, con lo sguardo. I costumi tiefoleschi, il mondo di quell'equilibrio e di quella scatenata fantasia. I musicisti che sono talmente dentro la storia che possono apparire in palcoscenico in costume e unirsi all'azione. Un altro modo di vedere l'opera. Poche ore dopo, insomma, siamo in un giardino, non so qual giardino, meraviglioso, di Verona, e siamo lì a far notte. E capiamo due cose. Uno, che è bello quando si crede profondamente avere e sentire la gioia del successo. E l'altra invece è una cosa più sottile, è un presagio.
un presagio che forse è cominciato di nuovo qualche cosa di grande. La nuova storia del teatro barocco. Presagio azzurato.